Coach Roberto Piazza, Milano vince il derby e per una notte si gode la testa della classifica, ma soprattutto è venuta fuori in questa partita la dimostrazione di una squadra che non muore mai, che non lotta mai e che riesce già ad esprimere un buon livello di gioco contro un avversario che ha dimostrato in campo di essere temibile non solo oggi ma per tutta la stagione. Voglio partire dall'inizio, no? La vittoria del derby mi interessa veramente poco, sono sincero. Il vincere invece nel campo di Monza, che è un campo molto molto ostico, molto difficile, credo che questo sia un valore aggiunto. Poi sono le prime partite, ci sta che magari fai una partita straordinaria come ha giocato Monza a Modena e voglio rivedermela con calma domani, non credo che abbia giocato meno bene oggi, di sicuro c'era una squadra in campo con la testa giusta. A proposito di testa, in poco tempo questa squadra ha già dimostrato di essere un gruppo, lo ripetono spesso i ragazzi, è un lavoro quasi maniacale durante la settimana per creare le giuste alchimie, si potrà migliorare molto nel corso della stagione, nel corso del campionato, però l'idea di avere un gruppo che già ragiona come gruppo è una soddisfazione per un allenatore. Allora, partiamo dallo zoccolo duro dell'anno scorso, quindi è un vantaggio. Tanti giocatori già si conoscevano e mi conoscevano, quindi ci conoscevamo. Per cui i nuovi arrivati hanno preso le indicazioni dei ragazzi che già erano qui l'anno scorso e le hanno condivise, per cui stiamo andando avanti sì come gruppo, stiamo diventando squadra, ma ci sono tante tante cose che vanno migliorate, per cui andiamo avanti. Ci sarà strada da fare. Tanta. E la prossima strada che vedrà impegnata a Milano è quella che sarà la prossima settimana, ricca di impegni, inizia un periodo bello, bello ardo, bello tosto, tante partite in pochi giorni a partire già da mercoledì contro Vibo, poi domenica contro Modena. Una alla volta, intanto mercoledì contro Vibo nel nostro campo. Verranno arrabbiati perché hanno perso con noi in casa la partita di Coppa Italia per la qualificazione e poi sono andati a vincere però 3-0 a Verona, quindi vuol dire che è una squadra che è in salute. La partita con Perugia ovviamente è una partita da prendere con le pinze per la forza di Perugia, lo sappiamo. Vedo una squadra che sta giocando sempre meglio, Vibo, per cui mi concentro su Vibo e poi sulle altre non me le ricordo onestamente.